cara. Forse anche perché siamo un leggero ritardo, vi chiediamo scusa, ma abbiamo fatto un po' di strada, siamo saliti a Bogotà da Parma, noi siamo il Parma Calcio, vedete questo marchetto qui sopra la giacca, lo stemma crociato, speriamo che possa diventare familiare per tutti voi e voi stessi del possiate cucire addosso, perché naturalmente è il marchio della squadra, non solo della città, ma del territorio di Parma, Parma Calcio 1913. Benvenuti bambini, grazie perché ci state ospitando assieme all'amministrazione comunale e alla scuola stessa all'interno di questa struttura dove il Parma Calcio assieme a Folletto vuole presentare la quarta tappa di Pensiero Pulito. Prima di arrivare a Bogotà, infatti, siamo stati anche in altri paesi della provincia, sempre con delle scuole primarie che ci hanno accolto e voi tutti state stringendo tra le mani questo fumetto, tutti quanti avete ricevuto un kit da parte di Folletto e quando vi darò la via potrete esprimere la vostra creatività disegnando e il migliore Pensiero Pulito sarà poi premiato ed esposto, tra l'altro proprio anche domenica che avremo un importante villaggio crociato organizzato proprio anche questo in collaborazione con Folletto Pensiero Pulito. E nella parte iniziale di questo nostro incontro vogliamo appunto dare il nostro grazie a chi ci sta ospitando e invito a venire qui al mio fianco il presidente Claudio Setti e il rappresentante dell'amministrazione comunale che in questo caso è l'assessore allo sport Matteo Daffadà. Se vi raggiungete qui in postazione, siete un bel pubblico caldo voi bambini, mi piacete perché conoscete anche tutti i tempi e a questo punto prima di sentire il loro saluto voglio vedere insomma se vi sapete fare anche un bel Forza Parma perché insomma, ci dà un po' di carica e di spinta a tutti quanti, quindi al mio 3 mi farete un bel Forza Parma tale da rompere le entrate nella pallacanestro. Allora, 1, 2, sì, avete visto che sono pronti, sono preparati. Poi so che fra di loro ci sono tanti interisti, tanti juventini. Qua perdono qualche punto, lasciami finire. Però nel cuore di tutti, anche il mio personalmente, c'è il Parmacaccio. Quindi mi fa piacere che siate qua oggi stamattina e che diate un messaggio corretto dal punto di vista sportivo a tutti i ragazzi. Grazie Preside, io adesso provo a un po' scavare perché qui il Preside stava quasi giustificando la bigamia, no? Nel senso che diceva ma se tutti hanno una prima squadra, come tutti hanno il Parma nel cuore? No, bisogna avere solo il Parma nel cuore, non so mica il Juventino. No, come hai fatto a sapere? Te l'ha detto... No, è il naso che non mi manca, ci ho sempre usato più. Forza Parma, poi io guarda, mio fratello e i miei nipoti che hanno giocato nel Parma, quindi io ho rischiato di andare a giocare nel Parma 40 anni fa, e quindi credo che personalmente ho il Parma nel cuore, ma anche i ragazzi, anche le insegnanti, sono anche loro, insegnanti e insegnanti. Abbiamo tutti nel cuore Parma, chiediamo tutti che Parma faccia della figura di livello nazionale. Allora adesso facciamo dire un bel forte a Parma al preside, al mio 3, 1, 2, 3, forte Parma! Ho invitato anche ad arrivare al preside, molto bene, eccola, fa dire un bel forte a Parma anche a chi lui più una cosa. Questo pedigree incrociato naturalmente mi fa onore e poi sentiremo le referenze del nostro Giuseppe Squarcia che ringrazio sempre
per il prefugio ai noti che ci sta dando. Bene, l'assessore allo sport Matteo Daffadà, assessore, qui lei sarà parte, chi sarà parte o no? Essendo abbastanza anziano, quindi sono riuscito a colparmi che lei in Serie A, il mio tifo era ed è per un'altra squadra. In realtà speriamo che Parma ritorni e passi negli ultimi anni per cercare tutti insieme di fare Forza Parma. Quindi Forza Parma oggi e Forza Parma per il futuro. Bene, assessore, lo perdoniamo perché è anziano, però non prendete esempio, mi raccomando, dovete avere solo una squadra nel cuore e soprattutto dovete fare il tifo non solo per il calcio, ma soprattutto per quelli che sono i valori dello sport. E tra questi c'è anche il rispetto dell'avversario, ai noi, e quindi sono di più, bisognerà anche rispettare. Assessore, il significato della nostra presenza qui al Palazzetto dello Sport con tutti questi attenti bambini che ci seguono e che qualcosa porteranno a casa da questa giornata che speriamo che la loro possa essere speciale. Sì, anche perché noi come amministrazione comunale e come proprietario siamo legati al Parma Calcio, perché nel passato organizzato e proprio in queste scuole erano ospitati i bambini che erano gestiti del pallacanestro. Quindi anche se siamo distanti dalla città, lo sport accorcia e quindi vogliamo davvero che il messaggio del Parma, ora che è, diciamo che parte dal basso, ma che ha voglia di incontrare la provincia, che ha voglia di accorciare le distanze, possa essere un modo per lavorare tutti insieme e chissà domani magari collaborare in modo più stretto, perché lo sport è una palestra di vita. L'amministrazione comunale in tutti questi anni ha investito nello sport come struttura e vogliamo appunto che anche chi è più grande di noi cerchi di portare nei nostri territori il buon esempio, quindi buona società, buono spirito e tanta amicizia. Grazie all'assessore allo sport, parole importanti di sole, sono state anche baciate da un timido raggio di sole che cerca di fare capire qua tra le nuvole e insomma speriamo che la nostra diventi una bella giornata splendente di sole e di sport, anche se è appunto soltanto a parole, perlomeno per il momento, perché come ripeto dopo quel foglio preziosissimo che avete davanti dovete poi farci vedere quello che sapete fare con la matita, perché poi i disegni più belli saranno esposti allo stadio e pubblicati sui social di Folletto e del Parma Calcio del 113. Chiamerei quest'altro signore qua di fianco che è il vice allenatore del Parma, nei miei tempi si diceva allenatore in seconda, adesso queste definizioni sono forse un po' superate, adesso si dice allenatore, e praticamente è il primo collaboratore dell'allenatore che è Luigi Apolloni, però è un signore che ha questo marchetto del Parma legato da tempo, non solo da questa stagione che lo ha visto diventare vice allenatore del Parma, ma proprio già da qualche annetto. E Galeotta fu proprio Bogdano, ricordo bene? Sì, intanto buongiorno a tutti, per me è veramente un grande piacere essere qui e rappresentare il mio club. E quello che stava dicendo Gabriele adesso mi fa un po' ricordare quello che è successo qualche anno fa. E in realtà il mio primo contatto con AC Parma, perché si chiamava AC Parma, è stato proprio qui a Bogotà 21 anni fa. Io ero un tecnico di settore giovanile, un allenatore di settore giovanile alle prime armi, e venni qui a partecipare ad un corso di aggiornamento per allenatori. E c'era anche Buffon, tutti voi conoscete Buffon immagino, no? Partecipai a questo corso allenatori dove c'era appunto Buffon e guarda caso c'era chi lo allenava, era l'attuale mio collega al Parma, allenatore di portieri, ha messo un gol. E quindi questo per me è un
appuntamento anche importante perché mi fa un po' ricordare da dove in pratica poi ho iniziato ad entrare in contatto con questo club glorioso che noi tutti stiamo cercando di riportare dove merita, dove merita. E cerchiamo di portarlo, siamo così senza barare, come dice il nostro presidente Nevio Scala, senza veleni, e cerchiamo di farlo insomma in una maniera proprio pulita come il nostro pensiero pulito che stiamo cercando di lasciare. Dunque, quali valori sono così importanti? Perché tu tra l'altro adesso insegni a degli alunni, diciamo così, che hanno già un po' di qualche anno, poi tutti ve lo farò vedere qui Daniele Lucio Milano e poi il più giovane di Celestina, un giocatore naturalmente del Parma. Insomma, che valori cercate di insegnare? Perché le vostre non sono soltanto lezioni tecnico-tattiche, diciamo che l'uomo viene prima di tutto e tante volte le vittorie arrivano grazie agli uomini prima ancora che agli atleti. Ma chiaramente sono i valori che noi cerchiamo di insegnare, sono poi quelli comuni che squadrano tante maestre e maestri, sono quelli che poi si iniziano a insegnare a quest'età e sono sicuramente quelli di una buona educazione, di un rispetto e quindi del fare squadra che inizia dal compagno di banco per poi estendersi a tutta la classe. Ecco, noi penso che questo sia anche il simbolo di questa stagione. Abbiamo fatto una grande squadra, abbiamo fatto un grande gruppo e solo grazie a questo aspetto, grande gruppo che si rispetta reciprocamente, si può arrivare a grandi risultati. E quindi è quello che anche io nel mio modesto piccolo vi posso dire, per raggiungere grandi risultati c'è da fare squadra, a partire dal primo compagno di banco per poi estendersi a tutta la classe. E poi bisogna rispettare sia il compagno di squadra ma anche l'avversario. Questa è stata anche una filosofia che il nostro presidente quest'anno ha voluto sensibilizzare e con lui, insieme ai nostri ragazzi, stiamo cercando di portare avanti questi valori. Perfetto, grazie a Bruno che nel suo prestigioso curriculum vanta anche quello di un insegnante e quindi non soltanto di calcio ma anche di vita, perché qui i vostri insegnanti, io penso che vi chiederei un bel applauso non solo per loro ma anche per i vostri insegnanti. Mestiere che è sempre valorizzato. Si va a accomodare Bruno. No, grazie Bruno, non vogliamo poi annoiare troppo con le parole, poi prima ho sentito un suono qua di fianco, non so se era un richiamo della regia del signor Scaccarozzi che cura appunto la regia, che mi voleva richiamare all'ordine rispetto dei tempi, degli orari, della scadenza, perché io sono un po' disobbediente su queste situazioni. E vi ho fatto aspettare qualche istante, ma adesso arrivano loro, arrivano i protagonisti, arrivano quelli che lo stemma crociato ce l'hanno addosso durante la partita e sono, come dire, i nostri portacolori durante le partite della Paracalcio 1913. Faccio venire qui al mio fianco Daniele Menandri. In ogni caso è stato ribattezzato il Licio e il Licio, insomma, la zampata non se la fa mai mancare. E quante zampate hai già dato in questa stagione, Licio? Beh, intanto buongiorno a tutti. Licio Zampato.
11 zampate del Micio e abbiamo ancora un paio di partite. Speriamo appunto che il Micio non si fermi qui, però aggiungere la doppia cifra è già importante. Tra l'altro l'11esimo gol lo ha segnato domenica scorsa a Ravenna, sotto la pioggia, forse aveva già smesso di piovere quando poi segnato, no, stava piovendo, però come dire, ma anche le intemperie fortificano, no? Cioè anche giocare in certe condizioni dà un ulteriore stimolo a superare l'ostacolo, e questo nella metafora della vita serve appunto per dire che davanti alle difficoltà bisogna fermarsi. Sì, vabbè, noi siamo abituati a tutti i tipi di clima, diciamo, quindi non ci siamo fermati davanti a tutta quella pioggia di domenica, e come non bisogna fermarsi appunto davanti a qualsiasi tipo di difficoltà, perché bisogna sempre cercare di superarla, se si cade bisogna sempre rialzarsi. Tra le altre cose, non va mai dimenticato, perché tante volte succede che così si pensi individualmente, ognuno pensa un po' a se stesso, ma anche che qualche tifoso abbia simpatie e pensi a un giocatore più simpatico, gli piace di più rispetto a un altro, ma non bisogna mai dimenticare che il calcio è uno sport di squadra e non si va da nessuna parte pur avendo delle qualità se non si è all'interno di questo ingranaggio, che è un po' come l'orchestra che insomma nessuno deve suonare. Allora a volte succede che ci può essere qualche giocatore che, se non è nell'11 iniziale, magari storce un po' il naso, perché eppure ci sono dei giocatori che lasciano il segno anche quando entrano dalla panchina. A te è capitato più di una volta in questa stagione? Adesso non sono stato qua a fare la statistica di quanti gol hai fatto da subentrante o da titolare, però questo vuol dire che bisogna, come dire, che tutti sappiano, no? Rispettare un ruolo, anche se può sembrare penalizzante, ma alla fine si riesce a dare il meglio di sé in tutte le situazioni quando si hanno qualità, e questo chiaramente è non solo un complimento, ma anche come dire, voglio mostrare un dato di fatto. Ma nel nostro caso siamo chiamati a dare il massimo per tutti i minuti che giochiamo, che siano 90, 1, 2, per cui nel mio caso cerco sempre di fare il meglio possibile. Sono uno di quelli che anche da subentrato ha fatto bene, mi sono contento, però ripeto che le qualità del singolo devono esaltarsi dalla squadra, per cui uno può essere bravo quanto vuole, ma da solo non la deve sviluppare. E questo appunto è un valore anche questo che va tenuto presente. Quale altro suggerimento dobbiamo dare a questi bambini ragazzi? Intanto, se c'è qualcuno appassionato di calcio è giusto esprimersi, ma mi raccomando, non dimenticate mai lo studio che viene prima di tutto alla vostra età. Però dicevamo prima, il fair play, il rispetto dell'avversario, è importante anche nutrirsi bene, no? Quali altri messaggi di valori positivi possiamo trasmettere ai nostri ragazzi rispettando la missione del nostro progetto insieme a Colletto che si è pulito nelle scuole? No, hai detto bene che sicuramente lo studio è importante, per cui consiglio a tutti i bambini di studiare il più possibile e poi di fare sport, che sia calcio, che sia un altro sport, non importa, però già da piccolini secondo me per loro è importante che facciano sport e si divertano, riescano a stare in un gruppo, e sì, l'alimentazione è importante, però credo che i bambini non debbano mangiare quello che vogliono, poi quando saranno più grandi riusciranno a capire magari le differenze tra una cosa e un'altra, decideranno che tipo di alimentazione si avrebbe. Perfetto, grazie a Daniele Micio Melandri, un bel applauso per lui. E prima di chiamarci di fianco il prossimo giocatore del Parma, appunto vorrei che ci
siete ancora, e che non vediamo ancora stancato. Ci siamo, attenzione, 2, 3, 1, 2, 3. Ma sì, allora ve lo meritate. Michele Messina. Allora, ciao Michele, tu sei leggermente più giovane del Micio, che ormai è un uomo fatto e maturo, tu sei, come dire, un under, questa è la definizione che viene utilizzata per i giocatori più giovani che nel campionato di Serie B, di Modossola, vengono impiegati, vengono fatti giocare. Cioè, tu, fino a pochi anni fa, come dire, eri dove sono adesso questi ragazzi, questi bambini. Ecco, tu fossi stato dalla loro parte, no? Cioè, se tu fossi di là, cosa ti piacerebbe sentire da chi sta di qua, cioè da chi c'è in questo momento in mano il microfono? Perché visto che sei più giovane di tutti, sei forse quello che maggiormente conosce le loro esigenze. Allora, prima di tutto un saluto a tutti. E poi, secondo me, dal loro lato mi dà la sensazione di giocare tutto un giorno e potersi divertire con tutto quello che possono. Ma purtroppo devo dirvi che anche come diceva Andri, la scuola è importante, bisogna impegnarsi anche quando purtroppo siete costretti a dover studiare, perché ve lo assicuro, la scuola e lo sport possono essere svolti allo stesso modo e contemporaneamente mettendoci l'impegno in entrambe le cose. E diciamo che bisogna sapere amare anche il sacrificio, perché non è che tutto arriva così semplicemente. Per esempio, questo giovane ragazzo, come dicevo, a poco più della vostra età, in questi giorni, all'inizio della stagione, abita a Collecchio, come se fosse in collegio, diciamo così, quindi lontano dalla famiglia, dalla fidanzata, che non la fa mai venire a Parma, non l'abbiamo mai conosciuto. No, e quindi anche questo è un certo sacrificio, no? Ma penso che il sacrificio più grande sia da parte, appunto, come hai detto, della mia fidanzata o della mia famiglia, che non mi vedono mai, perché alla fine io sono qua e sto cercando di realizzare i miei sogni, perciò questo è, diciamo, un sacrificio minore. Sì, da un lato ovviamente essere lontano dalla famiglia, dai propri cari, un po', cioè, sentire la mancanza, però appunto stai realizzando il tuo sogno e devi essere concentrato in determinati momenti su quello che devi fare e sai quello che devi fare. Però devo dire che poi a quella che noi siamo lì tutti i giorni, perciò ci troviamo molto bene tra di noi e abbiamo stretta amicizia senza nessun problema, perciò va tutto bene. Tu, tra le altre cose, arrivi da un vivaio importante come quello dell'Atalanta e appunto importante, ma anche nel nostro, allo stesso che noi siamo sempre i migliori, questo dobbiamo dirvi, ma per rispetto al nostro mai. Però al di là di Ischia, insomma, è una delle scuole di calcio, diciamo così, più interessanti a livello nazionale. Immagino che un tot di valori vi siano stati trasmessi lì, e però anche qui a Parma, anche se ormai sta diventando grandicello, questo signore qua di fianco, il vice allenatore, tutto lo staff, vi danno consigli non solo di calcio ma anche di vita. Ma certamente nel settore giovanile, perché prendere le cose, ma sicuramente quando ti trovi all'interno di una prima squadra con così tanti tifosi, così devi sapere che devi apprendere determinate cose che ovviamente quest'anno ci sono state insegnate dall'allenatore, ma anche dagli stessi compagni più grandi di noi che hanno avuto altre esperienze. Perciò sì, devi imparare appunto il rispetto anche per te stesso, ma per i tuoi compagni e appunto la competizione che si viene a creare all'interno del gruppo, che è sempre una competizione sana e che sicuramente aiuta a migliorare. Perfetto, grazie Michele, e ora dopo l'applauso.
fatto avvenire il momento delle parole, in realtà non abbiamo ancora poi nulla da dire perché sono le parole di istruzioni per l'uso, diciamo così, e manca veramente poco che possiate esprimere la vostra creatività disegnando sui fogli, su questi fumetti di pensiero pulito che vi sono stati consegnati. Allora, ci sarà da vedere tanto il piccolo video in quanto della sfida, perché c'è chi ha disegnato e li vuole spronare, diciamo così, a fare di meglio. Invito a venire qui al mio fianco Mattia Incannella, che è responsabile del marketing e commerciale, mentre vedo che la sua squadra di collaboratori già mi sta facendo prendere posizione sul parquet laddove potrete disegnare. Poi voi cercheremo di vedere i vostri disegni, ci sarà una giuria artistica che in maniera che cercherà insomma di decidere quali saranno le opere migliori, giusto Mattia? Ciao bambini, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto domenica chi vuole porti proprio i genitori allo stadio che abbiamo la partita del 1° maggio contro Bellaria, quindi siete tutti invitati, quindi raccogliete adesioni e lo comunicate al vostro preside, organizziamo insomma tutti insieme. Allora, adesso vi faccio vedere un po' quello che ha fatto, il disegno che ha fatto Fabio Lauria, e vediamo se voi riuscite a fare meglio di lui, ok?